Bona tarda. Benvinguts al Col·legi d'Arquitectes. Com tantes vegades hem dit, a la Casa dels Arquitectes i creiem que també de l'arquitectura. Avui és un honor i donem la benvinguda a Franco Zagari, professor i paisatgista italià de referència amb el territori de l'arquitectura del paisatge, dins de el que són els actes de la Bienal, la Prebienal de Paisatge, que tindrà lloc el setembre, que farem la desena Bienal de Paisatge, a la que esteu tots convidats i que esperem que sigui, diguéssim, un moment singular, significatiu de el que ha estat la trajectòria de la Bienal d'Arquitectura del Paisatge. Per presentar a Franco Zagari, li donaré la paraula a Jordi Bellmunt, arquitecte, paisatgista, director del màster d'Arquitectura de Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de la comissió executiva de la Bienal de Paisatge, amb la qual ha estat relacionat quasi des del principi, crec. Jordi. Gràcies. Tenir avui a Franco Zagari. Parlo en català, no? Perquè no so si me deixaran o farlo en due mesi. Per nosaltres, diguem, és una alegria que ella estigui aquí. Tot això ve de que en Franco, que segurament és un dels millors paisatgistes que tenim a Europa, reconegut per tothom, molt probablement diguem, dels tres millors, dels cinc millors que trobaríem a Itàlia, però reconegut per tot el món, una persona que ha ensenyat, ha escrit, constantment dedicada a les qüestions de paisatge. Jo recordo quan jo era estudiant, estoy viendo tantas caras de gente que sé que no me entienden ahora, cuando era estudiante, yo recuerdo que leímos aquel libro que llegaba de Italia, de un tal Franco Zagari, que se llamaba Arquitectura de los Jardines, donde incluso enseñaban las cosas que estábamos haciendo en Barcelona. Era seguramente de los textos que venían desde fuera y nos explicaban lo que estábamos haciendo sobre el espacio público en Barcelona. En aquel momento ya Franco Zagari pasó a este altar de las referencias, a este lugar de los paisajistas, que realmente con todo merecimiento. Después, más tarde, conseguí poder trabajar con él, aunque sea, digamos, ayudando. Y a partir de aquí surgió una relación con Barcelona muy importante, sobre todo con la Bienal de Paisaje. Franco ha sido de las personas que han ayudado más, que ha estado más al lado de lo que es Barcelona y lo que sería la Bienal de Paisaje. Por tanto, le debemos tantas cosas. Le debemos tantas cosas por su obra. Una obra que además sé que la conferencia es una conferencia importante y por tanto no quiero quitar ni un minuto más. Pero una obra que es difícil, digamos, de enumerar, desde la Plaza de Montecitorio a algo que me contaba hoy, que está trabajando en Croacia y que es el proyecto de paisaje perfecto, por lo que me ha dicho, me parecía que podemos, digamos, reconocernos y vernos en tantas y tantas obras. En los libros que ha escrito, yo creo que sigue escribiendo, creo que hay uno de nuevo aquí encima de la mesa, pero si esperamos 15 días creo que saldrá otro, o lo habrá traducido al español, creo, ¿no? Es decir, es importantísimo ver todo lo que él nos puede enseñar, oír lo que él nos va a mostrar. Muchas gracias, Franco, por la amistad con Barcelona y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Grazie moltissimo a voi. Io sono veramente onorato di essere qui con voi. Il rapporto con Barcellona è stato molto importante nella mia vita. Mi sono reso conto dopo che avevo fatto parte dei detector di un fenomeno che era appunto quello degli spazi di
pubblici di Barcellona con grande anticipo. Questa città mi ha dato delle occasioni straordinarie umane, ho frequentato architetti di grande levatura, ho avuto un'amicizia con Pasquale Maragall che poi è diventato architetto grazie a me. Non so se sapete che è architetto ad honorem in Italia. Quindi un rapporto stretto che si è protratto negli anni. Questa sera io volevo rompere il ghiaccio leggendovi una nota che ho scritto nelle ultime ore, è una nota estemporanea che riguarda la città di Las Vegas. Ve la leggo perché penso che vi dia degli indizi su come io penso, come approccio il paesaggio. Io sono di formazione architetto e lavoro con continuità su questi temi che chiamiamo del progetto di paesaggio da oramai troppi anni. Dunque, da un po' di tempo scrivo di luoghi visitati più volte, non tante volte da essermi del tutto acclimatato, ma sufficienti per avere osservato un cambiamento significativo. Così è stato per Las Vegas, la capitale del gioco d'azzardo, Sodoma e Gomorra del vizio universale, eppure io trovo un posto decisamente interessante, non privo di una sua normalità e perfino a tratti romantico. L'ho visitata quando ancora viveva una sua preistoria elettrica e poi in una recente e radicale riscrittura elettronica. Sono sempre arrivato per via di terra. La prima volta non era un'automobile, era piuttosto un'astronave il nostro mezzo di trasporto, una Galaxy 5000 con la quale avevamo attraversato il continente. Cavalcare questo rodomonte ci aveva già dato uno stato di perenne euforia, che tutto nello spazio americano incredibilmente ampio e dilatato pareva essere un sogno. Da Filadelfia a Los Angeles riuscivo a fare 2000 km in più del necessario. A Las Vegas, dopo molti giorni di viaggio, siamo arrivati al tramonto, dal deserto dipinto. Me lo avevano consigliato di arrivare proprio da quella strada in quel preciso momento. Una lenta ascesa ad un passo montano maestoso, a quello che allora mi apparve essere un luogo epico già percorso nei racconti di tanti film, dei Kibber, di Stagecoach, e mi pareva che fosse un atto eroico già solo il fatto di essere lì, testimoni noi stessi, che ne eravamo stati tante volte spettatori di un ennesimo viaggio di conquista del West. Una dimensione morale e fisica di quel paese, che di quel paese sembra essere un destino che non si è mai chiuso, senza fine. Man mano che salivamo, la luce invece di diminuire cresceva. Nessuno di noi parlava più. Già il viaggio quel giorno ci aveva dato emozioni forti, come a Zion, dove per caso ci eravamo fermati ai piedi di una collina di roccia fessurata a quadretti. E ci eravamo messi a correre come bambini a piedi nudi, con quella sensazione tattile imprevedibile. E poi la stessa gioia provata per la metamorfosi dei colori in prossimità di un grande lago turchese. Le rocce passavano in rapida successione attraverso uno spettro sempre diverso, dal verde al porpora al viola, cambiando radicalmente pianeta geologico nello spazio di una curva. Poi improvvisamente il cielo si aprì con un pulviscolo di elicotteri. E sotto di noi apparve immensa e coloratissima la città, Las Vegas, mito nel deserto. La luce del crepuscolo diventava rapidamente quella di una notte che era molto più luminosa del giorno. Si fotografava 100 ASA, voi non potete sapere cosa sono gli ASA, erano la forza delle pellicole quando si scartava con otturatori. La città era ancora elettrica allora, in attesa che Venturi e Scott Brown ne cantassero le gesta in Leaning from Las Vegas.
La mattina, dopo una notte indimenticabile, non c'era traccia di quella grande capitale, dove i monumenti erano impazziti seguendo un immaginario franinfantile apocalittico. La città si trasformò per noi al risveglio in una gigantesca installazione posticcia, chilometri di cavi e tralicci, milioni di lampadine. Eppure che senso di libertà, che voli di fantasia, che coraggio, che piacere nel planare in quella follia. I due grandi sacerdoti del pop, Venturi e Scott Brown, presero le distanze quando la città diventò elettronica. E in effetti oggi è una città che assomiglia ancora un po' a quel baraccone da pionieri, ma ha una luce completamente diversa. Il LED sta facendo una terza rivoluzione ancora. È diventata una città più solida, meno ingenua, un po' più volgare, ma forse con altre cose da insegnare. Tempio planetario del movimento, della dissolvenza, della rapidità, palinsesto dove un incredibile flusso di informazioni fanno architettura, urbanistica e paesaggio. Nell'una e nell'altra città costante il flusso del traffico in aria e per terra, in attesa dell'imminente rivoluzione dei droni. Venturi è troppo geniale per sbagliarsi, avrà ragione lui a sostenere che Las Vegas è meno un fenomeno gravido di novità di quanto fosse prima, ma mentre un mio viaggio, in un mio viaggio recente ero lì al Bellagio per ammirare i giochi delle fontane di web design, mi chiedevo se dietro a questo giudizio di banalità non ci fosse, come umano che accada, il rimpianto per una difficile e fortunata gioventù di un grande architetto. L'impermeabilità del presente a volte è spietata, eppure si muove. Living from è l'ultima speranza che dobbiamo abbandonare. Mi chiedo, con la guida automatica e soprattutto con l'avvento dei droni nella vita civile, dopo essersi dimostrati in guerra l'arma più duttile e atroce del nostro presente, ora che Amazon ci chiede già le chiavi di casa, come reagirà tutto un mondo che forse si è un po' appiattito sul welfare, ma è quel mondo con cui io vorrei continuare ad andare a cena insieme la sera. A proposito, chiavi? Quanto dureranno ancora le chiavi? Già le nostre automobili ci accolgono festose solo se ci avviciniamo loro, e gli smartphone ci chiedono impronte digitali o tratti fisionomici. E quindi impariamo da, non lasciamoci prendere da un veteroludismo. Ogni invenzione, se ben impiegata, genera lavoro e prosperità, magari al costo di un retrogusto un po' malinconico. Ma Las Vegas continuerà a parlare non solo a turisti e giocatori. Non posso negare che mi piace molto ascoltarla. Non so che cosa penserete di questa... nota, ve l'ho detta perché sono sicuro che desterà delle discussioni, delle polemiche con amici e nemici. Ci sono dei fatti vitali nel paesaggio contemporaneo, e Las Vegas per me è uno di questi, che sono sintomatici di dimensioni che dobbiamo esplorare non come stravaganze ma come metodo. Proviamo a iniziare con il nostro PowerPoint. Questo è un quadro molto bello che sta al Museo di Oslo del 1906, purtroppo non ricordo l'autore. Mi sembra bellissimo il rapporto fra i fiori e la luna, che manda tutto in una inconsistenza materiale. Avanti. People, questo è un messaggio. Io credo molto nella partecipazione, nel lavoro di architetto del paesaggio. Ne ho avute delle soddisfazioni importanti e delle grandi sonore batoste. Cioè è una cosa molto difficile. Con la gente bisogna arrivare avendo
generosità, voglia di dare e soprattutto voglia di ascoltare. E a volte le situazioni sono compromesse da delle strumentalizzazioni, come spesso avviene per quello che riguarda il territorio. Ma comunque questa slide sta a dire questo. Avanti. La crisi del paesaggio, ci sono solo tre pensieri che brevemente vi leggo. Oltre che una conseguenza, è una causa, è una delle più importanti della generale crisi che investe l'Europa e molti suoi valori, partendo da una congiuntura economica ed estendendosi ormai fino a riguardare le sue stesse istituzioni. Questo è un rovesciamento di quello che si pensa di solito, cioè che la crisi del paesaggio sia una conseguenza della crisi economica. È pur vero, ma è profondamente vero il contrario, vi prego di rifletterci. Avanti. Allo stesso tempo numerosi segni fanno invece pensare che la cultura del progetto del paesaggio sia anche animata da una nuova mentalità di reazione, con strumenti e metodi più idonei per affermare nuovi modelli di sviluppo, capaci di ridare continuità fra tradizione storica e proiezione di futuro. Questo rapporto fra la tradizione storica e la proiezione di futuro è il tormento, più grave del nostro lavoro oggi, cioè c'è uno iato, una sconnessione. Devo parlare più vicino? C'è uno iato, una sconnessione che è molto grave. C'è una riduzione del sia per quello che riguarda il patrimonio, sia per quello che riguarda l'ambiente, del paesaggio a un'attitudine che è essenzialmente antiprogettuale. Andiamo avanti. Si configura quindi un'urgenza di agire, di porre la qualità del paesaggio anche e soprattutto come uno strumento, un metodo, quindi una priorità politica necessaria. Io ho potuto constatare in moltissimi momenti del mio lavoro che l'approccio del paesaggio ha, da un punto di vista sociale e economico, delle chance, la forza di un punto di vista critico diverso, che offrono dei grandi vantaggi potenzialmente. Da principio, in modo molto semplice, ho potuto misurare che quando un'amministrazione pubblica fa un'opera con un'intenzione forte di presidio di un luogo, di risignificazione, quel luogo acquista un plus valore acquista un plus valore morale ed economico notevole. La forza del progetto di paesaggio, la sua originalità, sta soprattutto nel poter aderire alla discontinuità con cui si presentano oggi i problemi di chi agisce nel territorio. La discontinuità è una strutturale della nostra cultura, ma è anche la condizione
naturale nella quale ci muoviamo, per cui tutte le abitudini deterministiche, dal generale al particolare, dai piani ai progetti, i rapporti fra morfologia e tipologia, tutte queste, la stessa teoria del genius loci, così come ci veniva data da Norbert Schulz, sono atteggiamenti che tendono a cristallizzare, a bloccare le situazioni. Se oggi voi operate su un sistema lineare esistente nella città, avete ancora una possibilità di imprimere un significato, di raccontare una storia, perché la città è satura, non assorbe più riformalizzazioni significative. Quindi lavorare su un fiume, lavorare su una strada, lavorare su un crinale, significa lavorare su un contesto che è conosciuto dalle persone e che quindi può facilmente indurre a un indotto importante di azioni di risposta. Andiamo avanti, saltiamo punto 4, andiamo avanti. Questo è un progetto in corso, è stato approvato ed è attualmente in gara, quindi verrà costruito nei prossimi due anni e probabilmente il progetto europeo di parco più grande che c'è. Si tratta del Parco della Pace a Vicenza. È un parco di 66 ettari, di cui qui vedete soltanto una parte che si chiama il giardino, che è al suo centro. Questo parco è arrivato a questo stadio con una certa ambiguità. Fra chi di noi pensa, progettisti, pensa che siamo Selleri, ma Benedetto Selleri, Marty Frank, Claudio Bertorelli, Giustino Moro ed io. Alcuni di noi pensano che il parco debba essere attrattivo di attività, di flussi e di comportamenti che ne sfruttino la unicità. Nelle grandi città e nel mondo oggi i grandi parchi sono i luoghi di aggregazione, di orientamento e di nuova centralità, forse più importanti. Altri di noi invece pensano di più a una importante esperienza naturalistica, ma che rimane in quel senso. Qui vi faccio notare soltanto una cosa curiosa. Questo è, c'è un pioppeto che è molto semplice, questa piantata quinconce con diagonali curve provoca nell'attraversare questo spazio una modifica continua e molto forte che apre e chiude prospettive. Andiamo avanti. Il giardino è, adesso è un po' complicato spiegarlo, è praticamente un luogo denso di attività di riposo, di ludiche, di convivialità e di intimità.
ci sono 4 labirinti, ci sono, il giardino è ricco di suggestioni. Avanti. Questo è stato un esempio dove il rapporto con la partecipazione è stato particolarmente difficile. Avanti. Questo era una proposta di caratterizzare con i 4 elementi cosmogonici i 4 punti cardinali, ed è il primo momento nella storia dell'umanità che i 4 4 elementi cosmogonici sono stati ritenuti negativi e sono stati bocciati. Avanti, 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 avanti. Questi sono degli osservatori, avanti. E questi sono degli studi sullo spazio del giardino. Avanti, 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 avanti. Vai. Questa è una visione panoramica di tutto il parco. E la caratteristica è quella di un paesaggio fortemente connotato dall'acqua, perché l'acqua è a soli 50 cm sotto la superficie, e il parco, questo credo sia molto interessante, è progettato come una macchina ecologica che regola tutti i periodi di esondazione e quindi assorbe i momenti di piena e di siccità, e questo diventa un fatto che connota molto il paesaggio, con specchi d'acqua, canali e una topografia movimentata. Il sedime era un aeroporto militare. Che la metà andiamo avanti, metà è stata usata per fare una base militare americana, e il Parco della Pace è esattamente la misura compensativa che la città ha avuto per questa nuova presenza che voi vedete qui. Quello che vedete sono fotografie. Il giorno che abbiamo aperto alla fine del progetto 4 giornate di governance nella Basilica Palladiana, e poi abbiamo portato il pubblico a camminare in questo spazio. Questo spazio così grande, 66 ettari, era del tutto sconosciuto ai vicentini, perché per ragioni militari era recintato e praticamente invisibile. Queste sono rovine bellissime che purtroppo non abbiamo potuto consolidare se non in casi eccezionali. Sono le rovine dello sminamento e dell'asportazione del sistema di drenaggio precedente. Avanti, avanti. Questo è un hortus. Siamo a Milano nell'Expo del 2015, e io con i fratelli Selleri ho fatto questi hortus, che sono delle insule strette e lunghe per il riposo del pubblico, cioè sono dei giardini lungo i quali si trovano delle zone d'ombra dove si può stare seduti e consumare un picnic. E qui vedrete degli studi. Avanti.
Mi sembra che questo progetto abbia avuto una buona accoglienza da parte del pubblico. Questo è un testo di Elias Torres che ha scritto in occasione del mio 70° compleanno e mi sembra molto divertente, non so se lo potete leggere. Andiamo avanti, 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 avanti. Questa è solo una citazione, Courageux, avanti. E questa è una nota, questa falesia che vedete, che trovo bellissima, torno indietro un momento. È vista ogni giorno da milioni di persone. Sono le persone che visitano Iguazù, che sapete essere queste cascate più grandi del mondo al confine fra Brasile, Argentina e Paraguay. Accanto c'è l'acqua, la gente non vede che l'acqua. Questo per me è stato come una scoperta. Matera. Times Square è un paesaggio urbano straordinario, mai uguale a se stesso nella sua vita, neanche per una frazione di secondo, cioè, quindi una fonte inesauribile di emozioni. Avanti. Queste sono spiagge di Florianopoli in Brasile. E c'è qualcosa che geologicamente io non so spiegare, cioè il granito è presente in due stadi, nello stadio delle rocce che sono lavorate dal vento e dal mare come delle sculture di Moore, e la sabbia che è così fine che qualsiasi soffio, qualsiasi refolo di vento la pettina. Sono 54 spiagge. Molto, molto belle. Avanti, avanti. Oddio, questo ripete. Avanti. Questa è un'opera che siete ancora in tempo a vedere se visitate Roma. È un graffito di 900 metri per scusate, 500 metri per 9 metri di altezza che è sui muraglioni del Tevere fra Ponte Sisto e Ponte Mazzini. Questi graffiti sono ottenuti con un'idropulitrice. È William Kentridge che ha fatto quest'opera. Quest'opera è stata fatta senza nessun concorso pubblico e ha portato la Roma all'attenzione di tutta la comunità internazionale. Ed è tipico della nostra città, anzi hanno avuto diverse difficoltà per realizzarla. Adesso siete in un momento di ritorno, cioè, questo è il castello di cui parlava Jordi, un castello croato, ma di questo vorrei far vedere un film. Il film non parla ancora del progetto, ma vi fa vedere il luogo e vi fa vedere delle cose che ci hanno molto, molto sedotto. Vedete, è un borgo fortificato. Questo che vedete,
cos'è un fermo immagine al momento? Questo che vedete è un rilievo tridimensionale, non importa, è un rilievo tridimensionale che è stato fatto da un drone con un volo di un quarto d'ora, 5.000 fotografie, e queste 5.000 fotografie sono state composte da un software. Vedrete adesso a che punto di precisione è arrivato questo rilievo. Piace che sia così, non so perché. When tomorrow comes, I will be here to share what it will bring. Questo castello che lo stiamo progettando con Marco Frankovic e Silvia Capic, ha una storia straordinariamente complessa, legata alle scoperte di documenti con il loro alfabeto glagolitico. Soprattutto è interessantissima la lettura che forse possiamo, però c'è ancora qualcosa, no? Aspetta, ci sono le fotografie. Quello che voglio dirvi è che con questi mezzi di rappresentazione con questi mezzi di rappresentazione noi ce li siamo sognati tutta la vita, cioè una precisione, una potenza di... Guardate, questo è un disegno, non so dirvi di queste le piante vengono fatte, vedete, con gli scanner orizzontali e poi c'è un altro sistema che è una specie di TAC che legge in trasparenza il monumento, che dà quindi tutte le corrispondenze di allineamento nello spazio verticali e orizzontali. Io penso che ci sono ancora però dei fantasmi che ecco, forse ci siamo. Guardate, questo è uno scanner tridimensionale. Io trovo che questi disegni sono bellissimi. Sono sezioni che a seconda dell'impostazione danno dei... Bene, io penso che il film può finire qui. Dunque, ci sono, scivolata giù, devi scendere.
guarda, forse conviene che lo metti sulla visione piccola. Sì. Non ci sono i film. Qui l'abbiamo visto. Se lo metti qua. Sì, così e lo troviamo in fretta. Ci sei passata. Ecco, qui abbiamo finito Kentridge, William Kentridge. Dunque, questa partiamo da qui, la storia di un progetto che ha attraversato tutta la vita del mio studio. Nel 91 io ho fatto il progetto di Piazza Matteotti a Catanzaro. Questo progetto aveva diversi elementi, fra i quali uno chiamato la scaletta, era un piccolo monumento triangolare di una scala che finiva in un punto. Questo monumento ha avuto un successo assolutamente imprevisto, è stato pubblicato molto all'estero, eccetera, e in città, a Catanzaro, ha generato una vera e propria divisione fra Montecchi e Capuleti, cioè una... Cosa succede? Che sbaglio all'inizio. Qui vedete la punta di questa scaletta. Poi tirami su quell'immagine, per favore. Quella lì, sì. E qui ci sono i misteri della Calabria. Quell'edificio che vedete è opera della Bauhaus. È un edificio costruito nel 1932, con un progetto che è stato condotto in assoluto segreto e con un rischio enorme da un costruttore calabrese che voleva il massimo della qualità del suo tempo, e portato in grande segreto in Italia l'anno stesso dello scioglimento della Bauhaus. Dunque, la scaletta ha destato delle polemiche enormi. Nel 2007, per caso, io sono ritornato a avere la responsabilità della piazza per un concorso, e in questo concorso appunto io devo completare e restaurare l'opera e completarla, e ho deciso sulla mia responsabilità di demolire questa scaletta, che pure amavo moltissimo, perché volevo dare agli abitanti di Catanzaro una visione alternativa, e in effetti questo mi è riuscito. Cioè, questa fontana di vetro che vedete qui in costruzione ha trovato curiosamente un consenso generale. Adesso vogliono ricostruire la scaletta in riva al mare, non lo faranno. Questa è l'inaugurazione della fontana, la fontana sui bordi ha i nomi della città nella storia. Sono molto interessanti perché hanno tutti etimi di culture diverse, arabo, ebraico, bizantino, eccetera. Questo è un gnomone. Avanti, avanti.
qui vedete il sistema generale della piazza, la passeggiata che è titolata Vasarely, giustamente, essendo un plagio praticamente del suo disegno reinterpretato. E queste sono piccole piazze per bambini. Vedrete che ci sono anche, c'è una parte della piazza che ha due piccoli teatri. La piazza è stata edificata in 150 anni ed è la storia esatta della Catanzaro direzionale post-unitaria. Andiamo avanti, non è il caso di... Queste sedute sono un altro aspetto caratteristico, abbastanza ben vissute. Strisce per i writers. Studi per modificare la scaletta in modo cosmetico, invece poi è con la distruzione. Woody Allen frequenta molto i nostri progetti, come la Jean Moreau. Questi sono degli studi per un museo che non si è fatto, siccome il terreno era un riporto, pensavamo che fosse una grande convenienza per la città, su una condizione gratuita, di costruire un contenitore pensato soprattutto per i giovani, un contenitore, un motore culturale. Questo è preesistente, la situazione preesistente all'intervento. Ecco, questo è uno dei prosceni che è dedicato alle Corbusier, e l'altro è dedicato a Terragni. E questi prosceni servono per un'attività estiva di spettacolo. Andiamo avanti. Ah, queste sono stele che... riportano il motto della città, poi c'è un altro tema che sono i due paesaggi, la Silla e lo Ionio. E come vedete, insomma, è stato un lavoro enorme, faticosissimo, ingrato. Ma siamo arrivati in fondo. Quindi si ripete, mi scuso, però ci sono delle nuove immagini. Sì. Sì, qui l'Expo. L'ambiente dell'Expo, vai avanti. Questo è il progetto originario che era certamente più interessante, ma poi è stato fatto cadere, non nostro, di Boeri, Burdette e altri. Avanti. Palazzo Italia.
De Lucchi, Libeskind. Questo io lo trovo orrendo, ma invece ha avuto un successo enorme. Foster. Giappone, Inghilterra. Questa, la foresta mobile è una, forse un capolavoro dei Selleri, che riuscirono a programmare la crescita monitorata di 12.000 alberi in vivai, mm-hmm, per l'Expo. E questo ha permesso di avere delle piante in condizioni ottime e pronte per trapianto in qualsiasi momento dell'anno, cosa che nel cantiere di un'esposizione è molto importante. Io penso che non avere difficoltà a dichiarare che piante di tale bellezza non sono mai state viste, alcune sono alte 12 metri avanti. Io lì non ho proprio nessun merito, ma ho seguito come direttore artistico questa vicenda. Queste sono sempre gli hortus, queste sono fotografie e disegni. Negli hortus ho disegnato 265 tavolini diversi, per creare un motivo di interesse in questi punti dove la gente si riposava, una collezione di piante tratte da un erbario del Salernitano della fine del 200. Sono riuscito a fabbricarne solo 73, e più 21 in laminato plastico. Nessuno sa dove sono. Sono scomparse. Durante l'Expo Petrini se ne appropriò di una quindicina. I giardini sono stati parecchio provati dai grandi della terra, della nostra alimentazione, il Ferrero, e questa è la mia faccia in cantiere. Avanti. Questi purtroppo è rimasto sulla carta, rotatorie. Cioè uno specchio d'acqua può essere un tema di paesaggio molto vario. Questa è la stessa cosa fotografata in una baia di Florianopoli. L'acqua, avanti. Da allora fotografo sistematicamente l'acqua, che è un elemento molto molto più vario, interessante e complesso di quanto uno non registra. Vecchi progetti, Osaka del 90 ha rappresentato l'Italia in una esposizione universale,
è stata un'opera che mi ha molto appassionato. Queste sono quasi scomparse, sono il paesaggio di 10 stazioni di servizio sul raccordo anulare a Roma. Barcellona, siamo arrivati secondi a questo concorso che non ha dato esiti. Altro progetto molto amato, Villa Leopardi, vedete quel disegno rosso che trovo bellissimo, organico, in realtà è la riproduzione in superficie delle catacombe c'è stata una battaglia con le sovrintendenze spaventosa, perché quella pontificia, che aveva autorità perché c'erano le catacombe, sosteneva che il nostro era un progetto blasfemo. Però hanno vinto loro, perché due giorni dopo l'inaugurazione il labirinto era fatto con rose sevigliane. Il pubblico aveva rubato fino all'ultima pianta. Qui c'erano, vabbè, non stiamo adesso a. Vi dirò solo che questa villa, che ha avuto un funzionamento veramente ottimo, dopo 12 anni è stata demolita dal comune e sostituita da un altro progetto, senza che ci sia stata l'ombra di una discussione, di una critica, un'istruttoria, niente. Io non mi è stato neanche comunicato, eccetera. Andiamo avanti, anche il Parco Forlanini è un progetto a cui tengo molto, ma questo è un progetto che ha una certa popolarità a Roma. Citerei, sono un'isola, una passerella nei giardini dell'Eur. I giardini dell'Eur sono stati costruiti, progettati nel 1942 per l'esposizione del ventennio del fascismo, e poi invece realizzati per le Olimpiadi nel 60 da Raffaele De Vico. E erano fatti in modo tale che c'era una discontinuità. E non si poteva fare il periplo del lago con una passeggiata, e quindi quei punti rossi io li ho costruiti, un'isola a sinistra che evita al pubblico di dover uscire dal parco e rientrare, e al centro sulle cascate una passerella. Questo è un posto dove fanno moltissime feste private. Questi erano ninfei che hanno avuto una storia molto tormentata finché l'amministratore delegato dell'Euro gli ha dato il colpo di grazia e li ha rimossi. Questo è il deck con delle strisce di vetro. Ecco, questa è la cascata, e la passerella è soli 16 metri, ma ha questa caratteristica di essere strutturalmente molto ambiziosa, perché è una corda molle in verticale e in laterale. Per cui il progettista, che è Mario Paolo Petrangeli, che è un grande strutturista, ha fatto un lavoro veramente molto, molto difficile. Questo è un intervento in un condominio. La fortuna di un carico di quarzite comandato
in India, dove gli indiani hanno mandato quello che gli pareva, dei fondi di magazzino, ed erano meravigliosi, fatto questo patchwork. Questo è un altro parco privato di un condominio, è una corte dalla quale si accede a 6 nodi scala, e al centro di questa corte c'è una questa figura che sono gli occhi di Audrey Hepburn, in colazione da Tiffany. Nessuno sa dire perché si siano fissati lì, ma quando avevamo bisogno disperato di qualcosa che rompesse la staticità di questo spazio. E in questo condominio, nel quale hanno litigato su tutto, questi sono stati invece sempre difesi. Questo l'abbiamo già visto. Questo è il luogo di Kersan, che io trovo bellissimo. È una specie di mixer fra agricoltura e natura carsica. C'è una dolina. Vabbè, questo lo possiamo far scorrere. Ah, scusate, una curiosità, è una scoperta, l'altra immagine, prima, ecco questa. È una curiosità che abbiamo scoperto lì in Croazia. Era un elettrodotto fatto dai fascisti per servire una città a 34 km nell'interno, e siccome c'era l'autarchia, quindi costruivamo in cemento armato, i tralicci furono fatti così. Non so se vi piacciono, io li trovo elegantissimi. Sembrano cose di Gio Ponti. I cavi non ci sono più, e c'è questa scultura di Land Art che per 34 km attraversa la Croazia. Meraviglioso. Questo è il fantasma che mi ha fatto vedere. Piazza centrale di Saint-Denis, facciamole correre. Se ci sono. No, mi sa che... O era la fine? Con un gioco di prestigio. Come stiamo con l'orario? Stiamo appunto, 5 minuti. A me farebbe piacere... La fine. A me farebbe piacere sentire il pubblico, se ha qualche... Sì. Qualche... Anche qualche protesta per la mia guida spericolata. In realtà abbiamo costruito molto in questi anni. Ho sempre creduto molto nella verifica della costruzione. Oggi devo dire che il mondo del lavoro è diventato particolarmente conflittuale. Questa è una cosa che mi preoccupa molto per i giovani che seguono. Sono convinto che i giovani debbano come prima cosa riscrivere le regole, le regole di realizzazione delle opere pubbliche,
le regole che tutelano l'integrità dei progetti, perlomeno in Italia è una cosa che è diventata veramente importantissima. Sul paesaggio c'è poca sensibilità, c'è una specie di accordo universale che il nostro è il paese del paesaggio, e che quindi il paesaggio è buono, è bello, è opportuno, ma non... Non ci sono delle azioni determinate. Quello che servirebbe molto sarebbe, secondo me, una politica di opere sperimentali, comparate, realizzate, analizzate, ma siamo in questo momento lontani anni luce. Cioè, realizzare un'opera pubblica in Italia è già un problema, soprattutto nel sud, è un problema molto, molto arduo. Quello che avete visto di Catanzaro è una specie di miracolo, non per la qualità ma per il fatto che siamo riusciti a realizzare in quelle condizioni più o meno quello che volevamo. Allora siete raggelati e non osate lanciare delle... Giordi, allora io ti pregherei di... Io ogni giorno mi sveglio mettendo un piede giù, una volta destro, una volta sinistro. Sono tendenzialmente un ottimista, però a volte mi sento veramente un po' un temerario. Quello che dicevo, ci sono dei padri della patria che difendono il paesaggio e usano sempre parole come cementificazione, scempio, cioè parole che non hanno nessuna sostanza. E queste sono persone anche di alto livello. Per esempio Salvatore Settis è un intellettuale di grande prestigio, è stato il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, è stato rettore della Normale di Pisa, quindi ha un'autorevolezza enorme, e io lo definisco il fuoco amico, cioè è quello che veramente uccide nella opinione pubblica la possibilità di aprirsi ad un sogno, perché ci vuole qualcosa che segua le necessità del nostro tempo. Il paesaggio non è mai stato immobile, il paesaggio è vivente. Anche i paesaggi più belli, celebrati. Quindi, che dire, noi abbiamo nel sangue ancora diffusa una certa qualità, però quando ero in Giappone mi dicevano: sì, voi siete veramente bravissimi,
però dietro a questi picchi di iceberg sotto non c'è nulla. Questo per l'Italia è piuttosto vero, cioè non è strutturato il mercato, non è strutturata più l'industria delle costruzioni, non ci sono più le scuole giardinieri, non ci sono più, cioè mancano molti pezzi. Quindi sono abituato a pensare di essere fra i colpevoli di questo stato di cose, perché bene o male noi ce ne siamo occupati e non siamo riusciti a farci sentire. Ma in tutto il paese, cioè, noi abbiamo un sistema universitario che è tutto fatto per lobby di materie, insegnamenti. Abbiamo provato a fare presso il Consiglio Universitario Nazionale una commissione. Questa commissione è sostanzialmente fallita, perché alla fine tutti hanno gettato la maschera e non si parlava che di numeri. Quindi chi lo sa? Ci sono delle partite in atto. Se funzionano possono aprire dei fenomeni di risposta. Poi se la parola giusta sia paesaggio o non paesaggio è una cosa che secondo me lascia il tempo che trova. Cioè, secondo me il paesaggio è importante perché appunto rompe dei rituali che in Italia sono particolarmente negativi, abitudini. Franco, ti voglio fare una domanda che non ho fatto mai per prudenza. Ma perché in Italia la parola giardino ancora è sacrosanta? La parola giardino? È sacrosanta, diciamo. Ma non è vero che è sacrosanta. Il giardino è più facile da capire. Secondo quanto dicevo prima, queste visioni del patrimonio tipo UNESCO. Scusate, fra parentesi, avete mai letto quali sono le norme attraverso le quali l'UNESCO riconosce o non riconosce l'appartenenza al patrimonio dell'umanità di un'opera? Sono delle cose di un'ideologia veramente estremista. Il giardino la gente è abituata a riconoscerlo come una unità che concentra una determinata bellezza, visibilità, eccetera, eccetera, ma non si perita mai di ricordarsi a che cosa quel giardino è servito, che era uno spazio vivo, che rappresentava dei poteri, rappresentava i sogni del suo proprietario. Quindi il giardino è una... non ci vedo niente di male. Se fosse restituito alla continuità del discorso sul paesaggio, che invece deve veramente, oggi il problema sono le conurbazioni, il problema più forte, il fatto che non riusciamo più a stabilire in luoghi dove vivono milioni di persone dei criteri di orientamento, di decoro,
quello è il tema su cui veramente dobbiamo lavorare, in quel senso hai ragione. Non so neanche se è un problema così italiano, forse sì. Manolo. Una presentazione assolutamente magnifica. Ci hai mostrato tanti lavori diversi, no? Siete lavorato in situazioni di grande diversità, no? E qual è un po' il rapporto tra l'idea di paesaggio e città per te, come questa idea di renaturalizzare la città, come la prendiamo dal tuo punto di vista? Il mio punto di vista è che c'è oggi una continuità fra momenti naturali, momenti urbani, momenti, cioè tutto è molto mescolato, non è più diviso come prima in fasce molto riconoscibili. Io quando ero bambino in treno entravo e uscivo dalle città. Questo non ha più senso. Quello che bisogna secondo me tenere in conto è che la città contemporanea non è più quella di soli 20 anni fa, cioè è finita la città europea, è finita nel bene e nel male. Questi sono argomenti pesanti, andrebbero motivati e spiegati, ma la città come opera oggi fa fatica moltissimo a essere credibile, e per questo bisogna secondo me imparare a lavorare su sistemi, su relazioni, su sequenze di senso, su trame narrative concertative, partecipative. Noi viviamo in una grande densità urbana in Italia, e questo va sempre peggio, cioè nel senso che anche questa cosa questi temi che vengono lanciati adesso, per esempio dell'agricoltura urbana, oppure il consumo di suoli, sono tutti temi sacrosanti, ma trattarli così è proprio una scelta di evitarne qualsiasi soluzione. E anche un'altra domanda, e cosa ci puoi dire su questa idea che agli anni 60-70 l'Italia era molto presente e che ci torniamo a vedere in questi ultimi anni, che è questa questione della partecipazione sul progetto? Dunque, negli anni 50-60 so che noi eravamo un po' un modello per voi, cioè c'era una situazione
vivace. Non voglio essere catastrofista, dire che dopo è andato tutto male, ma certamente il prestigio del nostro paese è lasciato a pochi nomi che si affermano internazionalmente, ma non, un paese che non c'è come, proprio come struttura, sto limitandomi a dirlo per quello che riguarda la trasformazione dell'ambiente e la qualificazione dell'habitat. Quindi credo veramente che sia arrivato il momento, c'è una parola che del gioco delle carte in Italia che si chiama sparigliare. Sparigliare è l'operazione che si fa nel gioco della briscola per rompere il ritmo attraverso il quale l'avversario riesce a fare scopa. Insomma, imprimere dei forti momenti di discontinuità a questo sistema. E però questa è la scarpa destra, la scarpa sinistra, c'è un sacco di bella gente in giro, giovani entusiasti, incredibile, giovani entusiasti. Mi interrogo, mi chiedo come ce la facciano a esserlo, perché hanno prospettive di lavoro difficilissime. Io quello che credo però è che i giovani devono, è arrivato il momento che prendano in mano i loro interessi. Franco, allora grazie mille, è stata una bella serata, è anche un grande piacere fare questo percorso sul tuo lavoro e sui tuoi punti di interesse. Io vi ringrazio moltissimo tutto questo pubblico che appunto è molto giovane e è stato molto generoso a sopportare questa esposizione anche un po' disordinata, però diciamo che c'era un po' di intenzione in questo di